C'è il simpatico abbanero che ti incendia il mondo intero. Rosso, giallo o cioccolato, il piccante è assicurato. Sua Maestà il peperoncino torna a diamante per il festival più piccante dell'anno. Ieri a Cosenza la presentazione dell'edizione 2013 di un appuntamento che ha ormai fidelizzato migliaia di peperoncinomani in arrivo da tutta Italia e da molti paesi europei. Previsti infatti oltre 200.000 visitatori. Il Festival del Peperoncino apre i battenti questa sera con il taglio della torta. A spegnere le 21 candeline di compleanno della manifestazione, due ospiti di eccezione, Rocco Papaleo e Gianni Pellegrino. Diverse le novità piccanti. Per la prima volta ci sarà un concorso di giovani chef che si sfideranno all'ultimo piatto piccante. E ancora le luminarie sul lungo fiume che affiancheranno la gastronomia e gli assaggi per i palati più coraggiosi e preparati. Non poteva mancare la tradizionale e ormai consolidata gara di mangiatori di peperoncino prevista per sabato 14. Un'altra novità importante sono le luminarie. Tutti probabilmente conoscono le luminarie di Salerno. Noi abbiamo trasferito le luminarie sul lungo fiume proprio per valorizzare questo tratto della foce del fiume dove è nata Diamante, dove sono le radici di questo paese. Una delle chicche del festival, secondo me, è l'omaggio a Mattia Preti, di cui quest'anno si festeggia i 400 anni della nascita. Un omaggio molto particolare perché abbiamo voluto festeggiare Mattia Preti con un altro grande calabrese, Gerardo Sacco, per cui saranno esposte a Diamante tre riproduzioni in originale delle opere di Mattia Preti e dei monili di oro e d'argento di Gerardo Sacco, per cui un calabrese, un grande calabrese ricordato da un altro grande calabrese, due artisti a 400 anni di distanza che portano avanti la fantasia e la creatività artistica di questa regione. Una manifestazione che richiama tantissimi appassionati e prolunga la stagione estiva. Credo che in modo particolare Diamante nel terreno cosentino, in una fase come questa di bassa stagione, questa iniziativa contribuisce sicuramente ad attrarre una presenza esterna e quindi ad allungare la stagionalità. Ecco l'intelligenza e l'importanza di questa iniziativa che va sostenuta dalle istituzioni locali e sicuramente la provincia lo ha fatto e continuerà a farlo.